ragazzi, siamo sempre qui ad IFA 2018 alla Fiera Berlinese con Raffaele Cinquegrana, Product Manager di LG Italia, che ci racconterà quelle che sono le novità che sono state presentate qui alla Fiera Berlinese. La novità principale dell'IFA 2018 è in realtà un'espansione della famiglia G7. Quindi quello che abbiamo voluto fare è stato andare incontro a quei clienti che hanno apprezzato il G7 ma che volevano un prezzo un po' più competitivo. E allora abbiamo presentato il G7 Fit, che condivide con il G7 tantissime caratteristiche, a partire dal design. Il design ha lo stesso spessore, per esempio, addirittura è anche un pochettino più leggero, perché parliamo di 160 grammi, mantiene la stessa qualità costruttiva con il back cover e la parte frontale in Gorilla Glass 5, il bordo in alluminio e soprattutto è IP68 e ha superato ben 14 test di resistenza militare, quindi anche per l'utilizzo in condizioni estreme, diciamo così. Poi un'altra cosa in comune, e non può essere da meno, il bellissimo display. È un display da 6,1 pollici con risoluzione QHD+ e soprattutto con una luminosità molto alta, parliamo di 1000 nit, quindi vuol dire che quando siamo al sole, sotto la luce diretta del sole, lo vediamo senza nessun tipo di problemi. Abbiamo il nostro new second screen, che come sul G7 c'è la possibilità eventualmente di disattivarlo andando proprio ad agire nella funzionalità new second screen, che adesso trovo, eccola qua, lo disattivo e in questo caso lo nascondo, ma le notifiche continuano a rimanere nella parte alta. Dopodiché non si vede da fuori perché sono componenti interni, ma il comparto audio è totalmente identico al G7. Troviamo quindi jack audio per il quad DAC, quindi per avere delle frequenze ancora più ricche e soprattutto un rumore inferiore del 50% rispetto ai DAC normali. Abbiamo il DTS:X che troviamo qui nella parte alta, che ci permette di ascoltare l'audio a 360 gradi in 3D surround, oppure soltanto frontalmente, oppure soltanto lateralmente. E poi abbiamo il boombox. Fra il cover e la batteria c'è uno spazio vuoto che serve da cassa di risonanza per avere un audio ancora più forte quando ascoltiamo la musica o guardiamo un video in viva voce, che diventa ancora più forte se poi appoggiamo lo smartphone su un piano oppure su una scatola, può essere anche la scatola delle scarpe. Quindi questi sono gli elementi in comune col G7, a cui si aggiungono poi la fotocamera frontale con anche la modalità ritratto da 8 megapixel e mi sono dimenticato che... Ah, la batteria, eccola qua! La batteria da 3000 mAh nella parte all'interno dello smartphone. Invece le differenze, la fotocamera diventa soltanto una, quindi perde il grandangolo, ma ricordo che sarà proposto a un prezzo inferiore rispetto al G7, il sensore da 16 megapixel con ottica f2.2 e poi il processore al suo interno è uno Snapdragon 821, quindi lo stesso processore che avevamo sul G6 invece dello Snapdragon 845. L'ultima differenza principale riguarda la memoria, abbiamo sempre 4 GB di RAM come il G7, ma la memoria interna per i contenuti diminuisce perché passa da 64 a 32 GB, ma naturalmente sempre espandibile. E poi non abbiamo il tasto Google Assistant. Per il resto quindi hai visto che è uno smartphone molto simile al G7, verrà lanciato in Italia nell'ultima parte dell'anno, nell'ultimo trimestre. Il prezzo ancora non l'abbiamo annunciato, ma sappiate che si posizionerà fra il top di gamma della serie Q, che attualmente è il Q Stylus, che si trova a 420 euro e 429 euro di listino, fino poi ad arrivare al G7 che si trova a 849 euro di listino. Quindi è una fascia molto ampia, ma sappiate che da qualche parte lì in mezzo troverete il G7 Fit. Magnifico, magnifico. Ci spostiamo ora su un altro prodotto che è stato presentato qui da LG. Sono le nuove cuffie LG Tone Platinum SE, quindi delle cuffie indossabili, molto comode e molto leggere, che oltre ad avere una qualità audio bella, alta, perché sono certificate Harman Kardon, chiaramente hanno il filo estraibile, anche questo è molto comodo per farlo ritrarre, ma soprattutto la grande novità è che hanno un tastino per Google Assistant. Cosa faccio? Tengo lo smartphone in tasca, posso premere il tasto, si attiva in automatico Google Assistant, posso dire mando un messaggio o un WhatsApp a questa persona, oppure chiamala, oppure quanto tempo ci vuole per andare a lavorare, tutte le altre funzionalità che non richiedono allo smartphone di interagire con il display oppure all'utente di guardare sul display. Mentre invece un'altra novità che ancora abbiamo presentato all'IFA di Berlino, ma che vi anticipo non arriverà in Europa, si chiama G7 One. In questo momento
ce l'hanno occupato. Ce l'ha in prova un cliente qui all'IFA, ma fondamentalmente si tratta di una versione del G7 con Snapdragon 835 e con Android One, quindi versione stock di Android in maniera tale da non avere la personalizzazione, anche se personalmente la personalizzazione di LG la trovo anche molto comoda, semplicemente anche per il doppio tocco per accendere e spegnere il display. Assolutamente. Va bene Raffaele, ti ringrazio, ci dato grazie a voi in farinatura e ci vediamo presto. A presto, ciao ciao.